Riccardo da Milano, vai Riccardo. Ma ti volevo dire una cosa. Io volevo difendere Pietro. Chi Pietro? Ah, quello che va a Troie. Sì, sì. Che spendeva 2.000 euro al mese. Sì. Allora, io ti voglio dire una cosa. Io in 20 anni sì? ho speso 400.000 euro con la mia ex moglie. In che cosa? Alimenti. Di alimenti. Se andavo a Troie ne spendevo 100.000. Quindi quale cazzo è il problema di andare a Troie? E poi le Troie sono sempre esistite da 2.000 anni. Quindi cosa cazzo rompe i coglioni parenti questa storia delle Troie? Aspetta, amico mio, metti bene io il telefono. Metti bene il telefono. Ma lui non gliene frega niente dello sfruttamento. Non gliene fotte nulla. Quella dice fa la Troia, prendi i soldi. Io pago, lavoro, pago, pretendo, come si dice, no? Oh, giusto, Riccardo, o no? Giusto, giustissimo. Allora, io ma dico una... sono sempre esistite. Cosa cazzo è sto moralismo? Allora, Riccardo, tu, a parte forse alcune espressioni, alcune cose, credo che tu abbia colto nel segno. Cioè, hai fatto un calcolo alla fine, no? Il tuo calcolo, se non sbaglio, è quello. Io spendo 400.000, ho speso 400.000 euro in 20 anni. Se fossi andato a Troie, ho capito, però questo è un tuo rimpianto. Con delle Troie, molto più figa della mia ex moglie. Sì, vedo che c'è, euro. C'è risentimento, okay. C'è tensione. C'è tensione. Cosa? Tensione. Sì. Tradimento. Sì, quello sicuro. Parenzo. Cioè io ho avuto ragazze di tutti i tipi. Scusa, belle, brutte. C'è tensione, tradimento. Non ho problemi, non è che io vado a Troie. Però scusami. Il povero Pietro va bene così, quale cazzo è il problema? Non scusami, è che tu puoi debellare le Troie. Riccardo, scusami un attimo. Allora, tu hai speso, io voglio tornare al punto fondamentale. Cioè tu bravo, dici di aver speso 400.000 nella separazione di tua moglie. Però, amico bravo. Mio, questo è perché te la sei sposata, uno potrebbe dire, no? No, non me la sono sposata, non ero nemmeno sposato. Cioè, mantenimento figli, pensa che questa qua manco lavorava, è venuta pure come una pezzente con i debiti ed è riuscita a incularmi 400.000 euro. Un genio della finanza. C'è capito? Tensione, Parenzo, c'è tradimento. Così, quindi se cioè, non stiamo qui a parlare. Ho capito, però hai fatto un figlio. Devi andare a Troie, ragazzi, perché se tu hai un momento di debolezza nella vita, ti metti con una, poi ti incula. E quello sei è fottuto. Vero. Quello è vero, sei fottuto. Scusa, dimmi una cosa, amico mio, ma tuo figlio o tua figlia, non so quanti figli hai fatto con questa signora, rimpiangi anche quello? No. No, no, ma quello no, però... Però una rottura di cazzo, dici. Che tu poi vai in mezzo in questi cazzo di tribunali, queste qua piangono, fanno che le sceneggiate, la madre clima, è sempre la Madonna e tu sei sempre uno stronzo e allora non se ne viene fuori. Clima. Primo. Scusami poi, un attimo. Volevo dire un'altra cosa, scusa. Per questa storia qui di tutto questo sessismo del... i femminicidi, le donne, le molestie, sai come va a finire Cruciani? Come? Che ce lo metteremo tutti in culo. Cioè in che senso? Ecco l'epitaffio finale. L'epitaffio finale del nostro amico. Perché sai che c'è? Che un uomo può diventare tutti, anche una bella figlia. Una donna no parte. E alla fine ci rompono i coglioni queste storie qua. Ci hanno rotto il cazzo. Questo filosofo. Non puoi anche dire a una che è del culo. Ci denuncia. Scusami Riccardo, però sono problemi, sa, questi. Riccardo, però tu no, hai non sei... ho problemi io, tranquillo. No, sono problemi. Siamo partiti però da un dato. Tu dici sì. Ho speso in tutti questi anni 400.000, se fossi andato a Troie non mi sarebbe successo. No, assolutamente. Assolutamente. Filippo da Vicenza. A conclusione. Sì, ciao Cruciani. Dimmi, allora, Filippo, io come volevo sempre parlare di questo argomento e difendere Pietro, però da un altro punto di vista. Sì, io volevo dire che dobbiamo smetterla con questo fatto che chi va a Troie o a puttane o a prostitute lo fa perché non riesce a conquistare una donna. Non è così del 90% vero. Infatti dei casi, ci vanno anche 90. I calciatori. Ci vanno anche i cacciatori, ma perché? Bravo. Perché molto spesso perché cosa sono succede? Incapaci uno di articolare farsi. Qualunque tipo di ragionamento, molti di quelli che vanno a prostituta no, non sono in grado, non i calciatori non sono in grado di approcciarsi, di essere un minimo interessanti, di avere gratis. Delle cose da dire. Le donne sono anche interessate anche a come uno si approccia, non soltanto figurati, alla meccanicità del gesto, che, capito? Che appena vedono sono interessate aprono le gambe. Appena ecco, vedono filosofo. Un calciatore aprono no, le però gambe. Ha ragione, cioè, vuole dire i calciatori possono andare gratis se invece ogni tanto pagano. Tu ma dici per quale motivo? Ma allora il problema è che quando tu conquisti una donna la porti fuori, se tu vuoi farti una scopata e basta, non lo puoi fare perché poi lei ti viene a telefonare, a rompere i coglioni, si innamora, ma non eccetera. Detto. Ma non succede. Detto.
a te ad esempio non ti richiama nessuno, non ti preoccupare. Tu dici molta gente, se non per lamentarsi, se non per lamentarsi del giorno dopo, se non per lamentarsi del giorno dopo. Il problema è che se uno vuole solo scopare e basta, sì, e poi non vuole rotture di palle, deve andare da una puttana. Perché altrimenti una ragazza normale dopo ti rompe le palle, ti chiama, ti telefona. E dunque molti preferiscono la scorciatoia, diciamo, no? Comunque la cosa più facile. Perché non siano capaci di conquistarla. Potrebbero tranquillamente farlo. Però dopo, se vogliono evitarsi la rottura di palle, uno non è che per scopare una deve per forza innamorarsi e deve per forza fare il principe azzurro. Ti fermo lì, questa è l'Italia, l'Italia vera, David, l'Italia vera, l'Italia dei puttanieri. A domani, ragazzi. Miserabili.